Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, oggi parleremo di condensatori, super condensatori. Allora, ne abbiamo già parlato in qualche video fa, però ragazzi, oggi ci sono delle novità sensazionali. O meglio, fino ad oggi i super condensatori hanno trovato sfogo in tantissime applicazioni, però in quelle più importanti, vedi, automotive, da qualche giorno gira sul web ufficialmente una notizia che molte case automobilistiche vorrebbero implementare questi super condensatori nelle auto. Che cosa sono alla fine, ragazzi, i super condensatori? Sono dei condensatori, componenti elettronici che trovi in qualsiasi circuito, dalla TV all'autoradio, qualsiasi circuito elettronico monta dei condensatori. Sono dei componenti elettronici piccolissimi a forma di cilindro. Che cosa fanno? Si caricano di energia elettrica e quando serve nel campo, diciamo, di accumulo, si caricano e quando serve danno l'energia in uscita. Però qual è la differenza tra i super condensatori e le batterie litio, per esempio? Ragazzi, i super condensatori sono velocissimi nella ricarica e hanno correnti di spunto elevatissime e immediate, cioè nell'arco di microattimi, microsecondi, loro possono dare correnti di impulso enormi, cosa che un pacco batteria al litio necessiterebbe di molti più elementi, molto più grande e tante altre, diciamo, seccature in più. Perciò l'uso in automotive può andare, oggi può andare, anche perché i super condensatori stanno mutando, si stanno migliorando e stanno diventando davvero tanto efficienti e tanto potenti, ragazzi, potenti. Ora, l'uso nell'effettivo in automotive perché conviene? Perché, ragazzi, perché dato che ci sono questi super condensatori che hanno queste correnti di impulso elevatissime, cosa succede? Che la nostra auto, dal momento in cui noi dobbiamo fare per esempio una salita ripida o un sorpasso repentino, che cosa facciamo? Acceleriamo a fondo, le nostre celle devono sprigionare tanta corrente andando anche un po' a sovraccaricare la cella stessa. Ok, per far sì che non ci siano problemi nelle celle, nei pacchi batterie, i costruttori devono, diciamo, sovradimensionare i pacchi batterie, cioè andarne a mettere più in parallelo, così da far dividere le correnti. Perfetto. Adottando i super condensatori, ragazzi, questo non succede più, perché quando servono colpi di corrente istantanea enormi, altissime, entrano in gioco i super condensatori, che a paragone di un pacco batterie di una vettura è molto più compatto, molto più piccolo e serve solo quando serve potenza. Così il pacco batterie delle auto può essere un po' più ridotto come, diciamo, prestazioni, perché appunto se serve la prestazione entra in gioco il super condensatore e non la batteria litio, e in più durano molto di più. Perché? Perché, ragazzi, le sfrutti in maniera soft anche come ricarica. Perché? Perché il pacco super condensatore lo si ricarica subito, in un paio di minuti è già al massimo. Perciò io vado, ricarico, ovviamente sfrutteranno prese comuni, cioè tu nel momento in cui vai a ricaricare la vettura ricarichi sia quello che il pacco batteria della vettura. Nello scarico, come abbiamo detto, si diversificano. Ragazzi, ti metto qualche foto anche qui e ti faccio vedere qualche esempio di super condensatore. Oggi nel concreto esistono dei piccoli avviatori
a super condensatori. Sono delle scatolette così, con questi condensatori, dove tu devi andare a cablare due cavi, positivo e negativo. A cosa servono? Come starter, ok, delle vetture diesel, benzina, di furgoni, di camion, di ruspe, di qualsiasi cosa che ha necessità di una tensione e di un picco di corrente altissima, puoi utilizzare quella. Tantissimi cosa fanno? Li utilizzano in parallelo alla batteria della vettura. Io personalmente ci sto valutando. Così ragazzi, sai che cosa succede facendo questo? Che la mia batteria originale della vettura, una 12 volt, se non sbaglio intorno ai 100 ampere, viene utilizzata sempre in maniera soft, nei picchi, nelle messe in moto, quando il motore che fa girare, il motore d'avviamento della vettura richiede picchi di corrente altissima, la mia batteria non soffre. Non soffre perché? Perché abbiamo i super condensatori che in quel momento, in quell'istante, danno tutta la corrente che necessita. Così mi allungo la vita della mia batteria. Ragazzi, sotto in descrizione io vi lascio tutti i link a prodotti discreti che ho trovato in rete, sia su Amazon che su AliExpress, spedizione, alcune anche gratuite, alcune anche con Amazon Prime, altre no, perché arrivano dalla Cina direttamente. Come vedrai ragazzi, sono delle scatolettine con un paio di condensatori belli grossi, fatti anche bene. Potresti anche valutarne di andare a connetterne più di uno in parallelo, così da raddoppiare ancora di più la corrente di spunto. Per la ricarica vanno diretti all'impianto delle auto. Segui comunque i vari tutorial che ci sono in rete. Eventualmente, se vi piacciono, se vi interessano, fatemelo sapere sotto, scrivetemelo e vediamo di ordinarne qualcuno. Facciamo una recensione, facciamo qualche test e vediamo se nel concreto funzionano per come devono. Perché ovviamente ragazzi, occhio, ci sono quelli buoni, ci sono quelli mediamente fake. Ma fake perché? Perché i cinesi hanno il vizio di gonfiare i valori. Per esempio, se un condensatore ha capacità farad di tot, loro ti mettono il doppio farad. E no, comunque su questo nel tempo li potremo studiare meglio, capiremo come funziona la tecnologia. Io vi ricordo il corso Battery Maker, se volete studiare la tecnologia litio, se volete imparare a costruire pacchi batterie litio per vetture, per micromobilità, per utensileria, per la qualsiasi cosa che funziona con un pacco batterie a litio. Vi ricordo anche di iscrivervi al gruppo Telegram delle offerte Fox Tech Best Shopping. Lo trovi sempre sotto in descrizione e ovviamente iscriviti al canale, mi raccomando, lasciami un bel like, commenta, sostienimi, perché senza di voi il canale non cresce. Come vedi cresce piano, perché? Perché tanti tanti di voi ragazzi non guardano i video. Ciao e al prossimo video.